oggi ad Alassio per iniziare questa campagna elettorale in un posto meraviglioso, tra l'altro poi in un budello pieno di turisti, che è testimonianza della nostra attrattività turistica come Liguria, per rinforzare la mia candidatura alle prossime elezioni europee, che saranno a giugno del 2024, come unico candidato di Fratelli d'Italia, unico candidato ligure ovviamente di Fratelli d'Italia, per ottenere un risultato che sino a qualche anno fa poteva essere veramente impensabile, quello di avere un ligure di centrodestra in Europa, un ligure che conosca i problemi del proprio territorio e che si voglia fare portavoce delle problematiche, delle istanze e soprattutto per dare delle soluzioni ai propri concittadini, conterranei, conoscendo un pochino meglio il territorio, perché non dimentichiamo che la Liguria è una terra meravigliosa, ma ha soltanto 1.600.000 abitanti e le proprie istanze magari non vengono rappresentate nella maniera migliore a livello europeo. Questo qua è un impegno che mi sono preso, un onore che mi porto avanti da quando sono stato, diciamo, ufficiosamente, ma direi ufficialmente candidato a queste elezioni, per ottenere un grande risultato per la nostra Liguria. Alassio rappresenta Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale con due assessori e un consigliere, e siamo oggi qui a promuovere la candidatura di Stefano Baleari alle prossime europee a giugno, quindi vi chiedo una grossa mano. Grazie.